Il canale Albani sarà oggetto a partire dalla prossima settimana di un importante e articolato intervento di pulizia e manutenzione nel tratto compreso tra il ponte in via 4 Novembre e la centrale idroelettrica della Liscia. L'attività sostenuta da Enel Green Power con un significativo investimento di circa 70.000 euro riguarderà diverse caratteristiche di manutenzione dei lavori. I lavori che andremo a svolgere lungo il canale Albani partiranno lunedì 14, avranno una durata stimata di circa 4 settimane, saranno tesi alla rimozione della vegetazione infestante e al taglio degli alberi pericolanti che sono stati individuati sulla base di uno studio agronomico da noi commissionato e condiviso con i funzionari comunali per l'individuazione puntuale degli alberi sui quali intervenire, e poi andremo ad effettuare delle lavorazioni di natura civile per il ripristino delle microperdite, delle microlesioni che ci sono sugli argini, sulle sponde del canale sostanzialmente. Poc'anzi in una conferenza ha detto che la manutenzione verrà solo su un tratto, poi successivamente anche nell'altra parte del canale. Certo, adesso il canale è lungo 10,2 km e sulla base delle ispezioni periodiche che noi effettuiamo e sulla base dello studio agronomico che noi abbiamo effettuato ed anche in considerazione del fatto che il canale attraversa nel tratto finale il centro storico di Fano, quindi una zona fortemente antropizzata e fortemente popolata, abbiamo deciso di intervenire su questo primo tratto, però poi andremo ad implementare un piano pluriennale di interventi che è organizzato su più step, che prevederà anche di intervenire nelle zone diciamo, più a monte del canale. I lavori di pulizia e riqualificazione rappresentano una delle concrete applicazioni del protocollo d'intesa elaborato dall'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano, finalizzato alla gestione dell'avifauna domestica del canale e la sostenibilità ecologica, igienico-sanitaria e di decoro del tratto. Conclusi i lavori e rialimentato il canale, verranno inseriti nelle acque un secondo gruppo di 10 anatidi, oltre ai 22 esemplari già presenti. In queste 4 settimane gli animali che sono attualmente presenti verranno presi in carico e curati da delle associazioni insieme alla protezione civile e verranno successivamente immessi nuovamente nel canale Albani quando tornerà in piena tra 4 settimane. Un intervento quindi importante che migliorerà anche l'aspetto estetico dell'area e ovviamente ci consentirà anche di evitare per il futuro una serie di problematiche che invece nel corso degli anni si sono ciclicamente proposte nel canale Albani.